Gerry Scotti, da anni cerco di rinunciare alla pensione da parlamentare. Chiederò a Meloni. Nel 1987 il conduttore fu eletto deputato del PSI guidato all'epoca da Bettino Craxi. Gerry Scotti ci riprova. Dopo aver chiesto a 3 presidenti del Consiglio di rinunciare alla pensione di parlamentare, ora parlerà con Giorgia Meloni. Sono diversi anni che cerco di rinunciare alla mia pensione da parlamentare di 1.016 euro. Ho parlato con 3 premier, a destra, al centro, a sinistra, ne parlerò anche con la Meloni. Nel frattempo ho seguito il consiglio di chi mi ha detto di ritirarli e dare 10.000 euro l'anno in beneficenza, ha dichiarato il conduttore ospite di Rai Radio 1 a Un Giorno da Pecora. L'ho chiesto a Berlusconi, a Renzi, forse anche a Conte. E ora magari vado anche dalla Meloni. Gerry Scotti in politica. Quando fu deputato in Parlamento? Gerry Scotti fu eletto deputato nel 1987 nelle fila del PSI, guidato all'epoca da Bettino Craxi. Rimase in carica per 5 anni, ma non ricorda con piacere l'esperienza. L'ho vissuta male. Ha ammesso, se nella mia carriera sento di aver ricevuto molto perché ho dato molto, nella mia esperienza politica ho ricevuto poco perché ho dato poco. Alla pensione parlamentare di circa 1.000 euro Gerry Scotti tentò di rinunciare per la prima volta nel 2014, ma gli fu risposto che non avrebbe potuto sospendere quei pagamenti. Decise quindi di devolvere il denaro in beneficenza alle famiglie dei caduti nell'adempimento del proprio lavoro. Tutti coloro che hanno avuto un papà, un fratello, un figlio che facendo il proprio lavoro ci ha lasciato le penne, ha spiegato. Infine, io vorrei che si desse uno strumento a tutte le persone che hanno avuto a che fare con incarichi di Stato, per la Repubblica, e che vogliano rinunciare alla propria indennità nel momento in cui spetterà loro, semplicemente attraverso una firma, ha concluso.